Buongiorno ragazzi, oggi vediamo la solo di Carrie, un brano degli Europe che è all'interno dell'album The Final Countdown, per cui siamo parte di quella generazione e la cosa ci riguarda veramente molto. Vediamo un attimino come vado a suonarlo e poi insieme facciamo una piccola riflessione. Vediamo. Rivediamolo lento, dove inquadro sempre in maniera dettagliata la mano destra. Zoomiamo ancora un attimo. Ecco, ora che hai visto bene come ho tirato i bending e come mi sono mosso, la cosa davvero molto importante quando si è all'inizio di un percorso è avere chiaro completamente quali sono le diteggiature. Molto spesso a ogni mio studente io faccio capire quanto il lavoro meccanico, lo definisco, utilizzando il metronomo, ed è una cosa importantissima riuscire a conoscere tutte le diteggiature muovendosi sul manico. Ora vorrei che insieme facessimo una riflessione. E qual è la riflessione? Il brano è nella tonalità di Sol maggiore barra Mi minore. Vuol dire che la scala di Sol maggiore, avendo dentro un diesis, si dice in chiave, il Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sarà diesis. Questo ci consente di capire e di suonare la scala di Sol maggiore, che è all'interno della sequenza del brano, in quanto l'autore, Norum, quando fa l'assolo, non fa altro che rispettare quella chiave tonale. Ovvero, se io ho il brano che inizia con questo accordo e poi va sul Sol, perché sono gli accordi che ci sono dentro nell'assolo, potrò suonare chiaramente la scala maggiore di Sol tanto quanto la scala pentatonica di Sol, perché togliendo il tritono noi avremo anche più comodità nell'esecuzione in termini di improvvisazione. Ma l'autore, quando suona il brano, ok, che cosa va a fare? Prima di tutto, chiaramente parte da un settore del manico, ovvero qui, e chiaramente qui, dove siamo, lo vedi bene, al 17° tasto, in realtà lui sta suonando questa diteggiatura. Questa si chiama scala, modello, diteggiatura, pattern dorico, ma chiaramente il contenuto, come spesso dico, è sempre della stessa scala alla quale tonalità essa si appoggia, in quanto noi qui non stiamo suonando modale anche in questo assolo, ma semplicemente l'autore si sposta sulle diteggiature lungo il manico, quindi nell'esecuzione, nella scrittura dell'assolo, Ha
anche questa parte del manico che è stato utilizzato, la diteggiatura, è questa scala che si chiama minore naturale di Mi. Quindi scala dorica di La, scala minore naturale di Mi. Hanno una nomea queste diteggiature, ma la funzione non è quella modale. Se non sai cosa significa modale, non è un problema in questo momento, perché noi non interessa approfondire quel concetto. A noi interessa aver chiaro una cosa molto importante: conoscere tutte e sette le diteggiature che ci sono lungo il manico, perché proprio in questo caso noi possiamo constatare quanto l'autore che scrive questa melodia ha spostato le sue idee, la sua esecuzione lungo l'asse del manico, utilizzando i pattern, le diteggiature. Per cui la cosa fondamentale e più importante in assoluto è, certo, tirerò giù l'assolo, ma avere chiaro, lo ripeto, poi non lo dico più, completamente la conoscenza delle forme, delle diteggiature. In quanto la scala di Sol maggiore, se parto dal Sol, avrà questa forma. Se io mi sposto un tono in avanti, avrà questa forma. Se io mi sposto ancora un tono in avanti, avrà questa forma. Salto questo semitono perché la diteggiatura denominata Lidia è già all'interno di questo blocco, diciamo così. Quindi andrò sul Re. E in questo caso abbiamo sempre la stessa scala, partendo dal Re, dove il contenuto è uguale. La nomea è chiaro che si rifà a Misolidia, però in realtà è sempre la stessa scala di Sol, che parte qui dal Sol, qui dal La, qui dal Si, qui dal Re. E ora la sua minore naturale di Mi, dove il contenuto, come ho detto prima, è sempre lo stesso. Mi sposterò avanti ancora di un tono e vedete che è terminato il processo da diteggiature dalle quali noi eravamo partiti, no? Questo blocco, questo blocco, questo blocco, questo blocco, questo blocco, eccetera. Quindi nell'esecuzione l'autore che cosa fa? Crea una melodia attenendosi alle forme delle scale. Questo, premesso che John Norum è tuttora un bravissimo chitarrista, autore, improvvisatore, esecutore, è una cosa questo essenziale da conoscere. È chiaro che se torniamo indietro negli anni 60, non era una cosa così scontata ed immediata in termini di conoscenza di ciò che sono le diteggiature. E molto spesso viene frainteso il concetto tonale rispetto a modale. Tonale significa che io, muovendomi su il manico, partendo da una forma rispetto all'altra, non ho utilizzato un concetto modale, in quanto la sequenza degli accordi che sottosostengono l'autore nella creazione della melodia sarà sempre utilizzare quella scala, ma con una forma geometricamente diversa in base a dove si trova sul manico. Per cui nel momento in cui abbiamo detto eravamo qua, vedi che ci siamo spostati qui perché abbiamo questa forma di scala, ma poi che cosa fa? Lui si sposta, scusami, vedi che, come ti ho detto prima, questa forma denominata dorica è contenuta in questa forma nelle note che sto suonando, per poi quindi che cosa succede? Qui, diteggiatura della scala maggiore di prima, dorica, frigia. È chiaro che noi diamo un nome per pensare alla posizione, ma è uno spostamento trasversale lungo il manico di quello che è sempre la stessa scala in termini di sostanza. Spero che quello che sto dicendo sia molto chiaro, molto chiaro. Riguardiamo, zoomando bene il manico, un aspetto che è troppo molto importante da un punto di vista didattico, e questo è il mio consiglio. Guardiamo, è importantissimo che, come ormai ti deve essere ben chiaro,
questa essere la scala appunto ionica maggiore modello di Sol, la stessa cosa devo conoscerla bene in modo orizzontale. Quindi, se io sono in questa posizione e il Sol ce l'ho qui, è chiaro che... Perché? Perché noi abbiamo messo un diesis Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis Sol. Ma questa cosa deve avvenire senza problemi lungo qualsiasi corda. Se io mi trovo in questa posizione, corda Sol, come senti, ho suonato sempre questa scala di Sol lungo la corda del Sol stessa, mantenendo solo l'alterazione di Fa diesis. E quanti assoli hai provato a tirare giù? Hai tirato giù, suonato e corri lungo il manico, rispettando quindi l'alterazione che hai in chiave. E come vedi, se io cambio corda, siamo sempre in quella tonalità, perché ho suonato Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do, Re, eccetera, eccetera. Quindi, il consiglio didattico è: tirati giù l'assolo. L'assolo deve essere suonato esattamente come l'ho suonato io. Se l'approccio nell'eseguire determinate cose come questo assolo ti è un po' difficile inizialmente, il lavoro fondamentale comunque deve essere quello di conoscere perfettamente tutte le diteggiature, come sempre mostro a qualsiasi mio studente, se non guardo il manico, inizia un percorso didattico insieme a me molto importante: avere chiare tutte queste diteggiature. Ma la stessa cosa deve avvenire orizzontalmente. Molto spesso mi senti usare il termine trasversale. Quindi significa che noi molte volte, quando noi facciamo un assolo, ci muoviamo in questi termini, quindi trasversalmente. Ok? E quindi, come ti ho fatto vedere, andando lento, senza nulla sotto, ti deve essere chiara l'intonazione dei bending, argomento che adesso non stiamo affrontando, ma suonare bene, intonare, avere chiare le diteggiature e avere dimestichezza, questo è un passo successivo molto importante, in base a qualsiasi tonalità io possa trovarmi, muovermi. Questo è come dire: mi trovo in pubblico al volo, non ho preparato un discorso, premesso che non tutti abbiamo qualsiasi capacità. C'è chi, per poter avere una conversazione davanti a una platea, davanti a un gruppo di persone, deve prepararsi schematizzando alcune cose, e questo è molto importante, perché a volte si è un po' disordinati nel raggruppare determinati argomenti, per mille motivi: la tempistica, l'emotività e appunto la dimensione delle cose da dire. Ma è davvero indispensabile e importantissimo quindi avere chiaro in una memoria profonda tutte le forme, le quindi diteggiature, e come in quella suddetta tonalità muoversi senza nessun tipo di problema. Questo è davvero il lavoro che ti auguro e che ti chiedo di poter fare. Se sei un mio studente, stai già mazzulando. Se non lo sei ancora, ti assicuro che questo è molto redditizio. Spero che questa cosa ti sia stata molto utile. Ti auguro una buona settimana e a presto.